ragazzi, ben trovati sul mio canale, io sono Magnus. Ritorniamo sempre qui nella nostra avventura con Skylander Imaginators. Ma prima di andare avanti come al solito ci dedichiamo come al solito ai saluti e partiamo in successione con Reverse Man, Matteo, Meconcelli e Lorenzo. Bro, spero che questa nuova avventura vi piaccia. Naturalmente andiamo ad abbassare subito la leva con il nostro Dark King Pan. Vai! Ok, Skylander, adesso hai una palla da demolizione tutta tua. Usala saggiamente. Per capirci, usala per far finire fuori bordo le casse esplosive il più in fretta possibile. Fa uscire la palla da demolizione avanti e indietro per colpire o lateralmente per prendere la mira. Sì, perfetto. Penso di aver capito. Comunque l'importante... Aspetta. Ok. Vai di qua. Bello. Bello nel senso che stiamo andando bene o nel senso che stiamo facendo schifo? Ah, ok. Stanno arrivando dei nemici con altri esplosivi. Tanto vale eliminare anche loro, no? Preferibilmente prima che portino quegli esplosivi sulla piattaforma di fronte. Ok. Ah, quindi sempre con questo dobbiamo farlo. Vabbè, vai. Vai così. Vai. Ok, beccato in pieno. Ciao ragazzo. Aspetta che adesso becchiamo anche te. Ok. Aspetta. Vai, arrivo. No! Ah, questi si scansano pure. 3 su 3, O gara di cucina. Almeno non questa volta. Ok, qua invece ne dobbiamo beccare. Ammazza, ne arrivano a produzione però, eh. Aspetta. Ok, l'ho beccato anche il secondo. Oh, sto bastando, guarda come si muove. Ah, rallenta, hai capito? A chi è beccato? No! Aspetta, vai così, vai. Ok, l'ho beccato. Grandioso, qua ce ne stanno due. Proprio grandioso. No, non dire grandioso perché ci porta. Oh, ne ho beccati due insieme. Bene così? Ben fatto. Ora che l'area di carico è sgombra, possiamo passare all'hangar principale. Ma non dimenticherò mai il tempo che abbiamo trascorso con la palla da demolizione. Stella volante, anteprima. Me l'avete chiesto e ve la propongo. Skylander, gemma dell'anima di Starcast. Non sembra niente male. Ah, vi faccio vedere una cosa che abbiamo potenziato. La combo. Ne ho due, qua si può entrare, ma anche no. Ok, va bene, non fa niente. Attenzione. Ammazza, ci hanno subito becchiato. Vai col ghiaccio. Oh cavolo. Ci abbiamo questo con la pietra che ci sta veramente. Ok, vai. Aspetta. Combo. No. Bellissima questa del. Ti sei fatta beccare praticamente in pieno, eh. Non vorrei essere volgare, però così non funziona, eh. Guarda questo, guarda. Ragazzi, vi beccate fra di voi, eh. Ok, spostati. Un po' di ghiaccio. Ok, vai alla grande. Se lo dici tu, devo stare attento, perché questo personaggio forse è un pochettino lentino. Aspetta che qua forse c'è... No, non c'è niente qua, ok. Pensavo che potessimo scendere, invece no, vai. Avanzate qua. Oh, attenzione, sei anche più... Non so perché sia così difficile saltare su queste piattaforme. Lo dici a me, ragazzi. Allora, ci sono due strade, però penso che qua forse becchiamo qualcosa. E infatti, tipo di qua ci deve essere qualcosa. Ah, un fantastico panino che ce lo becchiamo. Ghiaccio tagliente. Ci dà un po' di energia, perfetto. Entro un attimo qua, scusami. Spettacolare, hai raggiunto l'hangar principale. Soprattutto, ta-ta-da, la corazzata. Da qualche parte su questo glorioso vascello c'è il mio pranzo e tanti altri avvoltoi. Saliamo a bordo e riprendiamo il controllo della nave. Ok, però credo di aver mancato qualcosa. I sensei sono più forti qui. Credo che abbiamo mancato quella zona lì. Vabbè, dai, non fa niente, ci ritorneremo poi sicuramente da solo, perché credo che ci dovrebbe essere forse qualcosina da quella parte. Non fa niente, vai. Soprattutto perché dobbiamo riconquistare le varie stelle. Che c'è qua? Non è che si scende? Si scende, ok.
Livello vai alla grande, bravo, livello superiore. Voce. Comunque, aspetta un po', accetto il nuovo livello. Che qua c'è qualcosa, no, non c'è sta niente, vai e saltiamo, penso. Ah no, pensavo che mi dessi una spinta. Ah, ok, vai. Avanzo da quest'altra parte, attenzione qua che... queste piattaforme considera le parte della sfida. Infatti l'ho capito che sono abbastanza... Vai. Ok, attenzione, 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 vai. Ok. Per poco, per poco, ragazzi. Che c'è qua sopra? Sono solo barili. No, 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 aspetta, c'è qualcosa. Ok, questa è una leva, però non vorrei che poi magari ci perdiamo l'altra zona, scusami. Vai, aspetta, posso scendere, no? Allora, di là è dove dovevamo andare prima. Allora, secondo me c'è qualcosa qua sopra. Aspetta un attimo, vai. Abbasso la leva di qua e vai un attimo. Può essere che troviamo qualcosa che ci può interessare. Aspetta, aspetta, aspetta. Vai, vai, abbassati. Vai adesso, vai. Ok, mazza. Ci vedo qualcuno di abbastanza cattivo. Non ce la faccio, non ce la faccio, non ce la faccio. Aspetta, rimani così, Così dovremmo rimanere in sospensione. Vai, ok, alla grande. Vai, ok. Che c'è? Non c'è stato più niente. Oh, vai, vai, ok. Sto facendo tutto il percorso, Aspetta un attimo, vai. Aspetta. La fortuna aiuta gli audaci. Non lo so questo, se ha la fortuna di Dadaoshi, perlomeno per adesso pare di sì, poi non lo so. No! Ok. Stavamo cadendo. Dov'è che ci stai portando? Vai. Vai, ok. Aspetta, aspetta. È meglio dare che ricevere. Soprattutto se parli. Gemma dell'anima di Blaster Tron. Quindi anche quest'altra gemma l'abbiamo becchiata. Blaster Tron. Siamo di botte. No, aspetta, qua non è che c'è qualcosa che ci può interessare, no? Qua queste cose non se ne fregano. Vabbè, non fa niente. Qua dove finiamo? Ah, che meraviglia, ritorniamo subito indietro. Ok, allora cerchiamo di stare attenti qua, Perché è vero che non siamo ancora morti. Ora me la tiro. Però è difficile. Ok. Oh, aspetta, aspetta. Sto arrivando, ragazzi, sto arrivando. Eccomi qua. Inutile combattere. Ho già vinto. Gli Skylanders dell'acqua sono più forti qui. Ok, io non direi dell'acqua. Ti pareva? Cioè, sto no. Oh, cavolo, questo è forte, ragazzi. Aspetta, vediamo un po'. Aia, non ti fa fregare. Non ti fa fregare. Attenzione, attenzione, perché questo quando arriva così. Ecco, ok. Adesso lo dobbiamo beccare. È adesso che lo dobbiamo beccare. Perché così è intontito. E lo riusciamo a fregare. Ok, va adesso, vai. Questo sembra forte. Invece non è forte, secondo me. Bravo. Grande. Come se fossi cresciuto. Metaforicamente e per un attimo anche letteralmente. Non lo so, ragazzo. Non lo so. Ok, entriamo qua dentro? Penso di sì. Ce la fai entrare, sì. Un bel panino. La nave, prima dobbiamo accendere il motore, logico, no? Tipo, per questo devi posizionare quei blocchi in modo che possano alimentare le turbine. Ok, quindi attiva gli interruttori e la nave salterà senza soprassalti. Prova a ripeterlo 5 volte velocemente. In che senso 5 volte velocemente? Aspetta, ci ho capito. I Skylanders della tecnica sono più forti qui. Ma va? Ok. Vabbè, dai, scendiamo un attimo perché non è che ci ho capito molto. Aspetta, cioè, nel senso, non so se ci ha preso per il culo per le 5 volte o diceva sul serio. Comunque, spingo questo di qua. Vai. Aspetta, è di qua. Ok. Perfetto, quindi questo l'abbiamo messo di qua. Diciamo che a questo livello siamo stati un po' scarsini di forzieri. Dai, questi bauli, mi sono fissato. Aspetta, ok. Ci ho capito se siamo caduti. Aspetta, vai. Becchiamoci il panino. Eravamo quasi alla... però così non vale, perché sì, non vedo bene. Diventa difficile. Ok, ok, vai. Non sono matematico, ma so contare. Ne resta solo una. Vabbè, guarda, non ti dico niente perché ci stai proprio offendendo.
Se le leve sono due, secondo te non è che ci vuole qualcuno che sa, che sia bravo a contare. Basta arrivare a due. Ottimo lavoro, Skylander. Ora torna sul ponte. Di qua. Ok. Capirai, l'ingresso è unico. Cioè, o usciamo di là, Ah, è pure aumentata la velocità. Ok, avanza da quest'altra parte. Perfetto, sali. Okay. E entriamo un'altra volta di qua, vai. Se vogliamo far volare di nuovo questa nave, dobbiamo togliere le catene che la tengono ancorata all'hangar. Ok. Questo devi svitare il perno su questa ganascia. Ehi, ha funzionato e sembra che non si sia rotto niente, ancora meglio. Sì, veramente ci stava andando in faccia, comunque lasciamo perdere. Allora, l'astroba c'è qualcosa però, infatti sì, aspetta, me lo voglio beccare. Va, va anche a tempo, vai. Guarda qui che ti trovo, guarda che ti trovo. Là c'è pure un panino là sopra. Monetine che ce le becchiamo a produzione. Allora, sopra non ci possiamo riandare. Nah. Vabbè, troveremo sicuramente il modo per risalire. Avanzo da quest'altra parte. La miglior difesa è un pestaggio coi gnocchi. Ma non credo proprio. Aspetta, aspetta. Vai. Mi sa che se riesci a scappare non è niente male. Ok. Accidenti, le porte dell'hangar sono chiuse. Tirar fuori di qui la nave sarà più complicato del previsto. Ma va? Ma forse so come aprirle. Non è una manovra da manuale, ma tempi disperati e mostri di guacamole richiedono misure disperate. E allora non ci fa perdere tempo, dai. Già mi stavo preoccupando. Comune. Nuove orecchie. Oh, ma sempre orecchie. Parte di set trovata. Mazza, oh, quante sì. Orecchie che stiamo beccando. Perché sei contento? Che te ne fai alle orecchie? Scusami. Gli Skylanders della luce sono più forti qui. Oh, cavolo. Ah, perciò, perché infatti c'era il buio. Non è che avevo capito bene. Aspetta, aspetta. Oh, spostati di questo modo, si incazza. Aspetta, aspetta. Avevo detto che si incazzava. Vai, adesso, adesso. Vai, vai, allontaniamoci un attimo. Vai. Aspetta un attimo, vai così col combo, vai. Oh, ah, che peccato ragazzi, che peccato. Vai che adesso ci sbatti e vai. Attaccalo. Carica questi proiettili nel cannone principale. Lo useremo per aprire le porte. Te l'ho detto che non sarebbe stata un'operazione da manuale. Sì, però ti dico la verità. All'inizio avevo avuto l'impressione come se tu avessi, cioè, volessi collaborare molto di più. Infatti avevo detto che, ah, che fortuna, abbiamo uno che non ci fa fare tutto da solo. E invece secondo me mi devo ricredere. Sei più paraculo degli altri. Cioè, praticamente hai fatto finta di mandare, di andare avanti tu. Invece praticamente stiamo andando avanti noi. Vabbè, la strada sembra questa. Ci becchiamo il paninozzo e vai. Allora, questo dobbiamo spingere, penso. Yes, ok. Vai. Ok, vai di qua. Ok. Prima turbina l'abbiamo messa. Anche l'altro proiettile, saremo pronti. Ah, proiettile, c'ha ragione, scusami. Sembrava una turbina, invece no. Ah, stavo cadendo, ok. Da questa parte è tutto libero. Naturalmente ci becchiamo l'oro, perché l'ho visto anche qua. Ci può sempre servire. Anche perché se non sbaglio possiamo anche potenziarci. Devi spingere, vai. Posizionato. Ora esci sul ponte e ammira i frutti del tuo lavoro. Ok. Detto così non è che ci entusiasma tanto, comunque. Apriti le orecchie, Skylander. Se le hai. Perché? No, ce le abbiamo le orecchie. Alla grande, bravissimo. Bene, no? Ora basterà rimuovere tutte le ganasce e la nave sarà di nuovo pronta a salvare. Ok. Arriva Esco da questo. Pinguino. Arriva il pinguino, topolino. E attacca per primo. Viene sconfitto. Ah, eccolo qua. Aspetta che però così non vale. Ammazza quanti ce ne stanno. Ho bisogno di spazio. Vai. Attenzione. Ok. Non lo so. Attenzione a questo, vai.
Vai, dai, vai col ghiaccio tagliente. Vai col ghiaccio tagliente. Non ti fa beccare. Che poi acqua, ghiaccio e fuoco dovrebbero andare contro. Guarda che bel forzile che ci è arrivato giù. Se parliamo di bomba. Skylander, di qua. Aspetta, là ci sta qualcosa, però. Ok. Vai. Che facili. Aspetta un attimo. Ok. Sono entrato, Gli Skylanders dei non morti sono più forti qui. Porca miseria, cioè, abbiamo messo 20 minuti, poi siamo entrati, Che ci sta qua dentro? Non è morti, dovevamo prendere forse il nostro osso colosso. Che c'è qua dentro? Altri barili. Dai, dacci un bel baule qua dentro, dai. Ok. Sto tranquillo qua? Ma anche no, aspetta un po'. Vai, ok, perfetto. Aspetta, non vorrei che forse qua ci sia qualcosa, Non ci sta niente. Ok, la base sta arrivando. Oh, cazzo. Ok, vai. Appena riusciamo a farlo saltare un po' di più. Ok. Cornice leggendaria. L'abbiamo becchiata, abbiamo aggiunto anche il forziere e possiamo uscire da questa situation. Vai. Portaci su, ragazzo. Portaci su. Ah, aspetta, qua c'era il baule, non ce lo perdiamo sto cavolo di baule. Vai. Supremo, ragazzi. Per picchiatori. Bellissima questa. Questa la vedo proprio adatta per il nostro vero personaggio. Qua non è che possiamo entrare qua dentro. No, non ci possiamo entrare, vai. Basta, c'è rotto con questi cosi. Ok, togli quest'altro bullone, vai. E andiamo avanti. È stata dura. Ma penso che siamo quasi. La perseveranza apre ogni porta. Se lo dici tu. Ne manca solo uno. Ne manca solo uno, ma che è qua dentro? Che è qua dentro? Ah, è una trappola. Sto bastardo. Vai. Ok, un po' di ghiaccio in testa non fa male. Allora, qua sopra ci possiamo salire sicuramente. Aspetta un po'. Mettiti qua. Ok, non funziona solo. Ok, non funziona. Com'è che non funziona? Dovremmo salire qua sopra. Perché non funziona questa cosa? Aspetta. Vai. Ok. Vabbè, togliamo prima questo. Magari forse. Vai, vai. Forse ci dà una mano lui quando togliamo il bullone. Vai. Porte aperte, ganasce rimosse. Suppongo che adesso non ci resti da fare altro che salire sul ponte e portare fuori di qui la nave. Oh, e non serve certo che ti dica che spero ancora di trovare il mio pranzo prima o poi. Ok, però aspetta che l'ho visto una cosa, quindi penso sono che già. Il sensei può suonare il gong da battaglia. I sensei va bene, sono okay. Più forti qui. Sì, sicuramente, aspetta però che qua c'è qualcosa. Allora, sicuramente ci facciamo il selfie. Perché ci becchiamo le nostre monetine. Va bene così, non fa niente, anche se viene male. Tanto l'importante è che ci becchiamo i soldi. E poi suoniamo anche il gong, voglio vedere chi ci esce da qua dentro. Battaglia del gong. Suona attenzione, 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 attenzione. Sì, però così non vale, però, Così non vale. Perché, a parte perché ne siete in una marea. Ecco qua, vai. Andiamo così. Ok, aspetta, spostati, spostati. Ah, ci ha intrappolato dall'altra parte. Personalmente abbiamo beccato una bella arma ed ero curioso di potenziarla proprio con osso al colosso, vedere come funziona. Ci abbiamo il baule che abbiamo ottenuto con il gong. Comune. Parte di set trovata. Oh, ok. Gargoyle. Ok. No, mi sa che da qua non possiamo entrare, quindi dobbiamo andare da quest'altra parte qui, Voglio vedere come si comporta la nostra armetta. Vai di. Che fai? Ci pigli per il culo, vai. Vai. Avanza di qua. Dovremmo salire, perfetto. Livello. A che livello siamo? 17, la paletta. Portami su. Ok. Vabbè, tanto avevamo appena giocato, ce l'abbiamo ancora abbastanza carico, vai. Ok, Skylander, raggiungi il pannello principale lassù e riprendi il controllo della nave. Io scendo in cambusa a riprendermi ciò che è mio. Certamente. Ok, pateteci Skylanders. Non riesco proprio a capire cosa speriate di ottenere riprendendovi questa stupida e inutile corazzata. Ma comunque sia, io evoco il Cavalier Doomlander Viola del Cataclisma. Che? Vi aspettavate che dicessi fato, vero? No.
Aia. Classe cavaliere. Facciamo baldoria con la mia ira. Vabbè, dai, questa è bella questa. Ti prenderò. Attenzione, ammazza ragazzi. No, non cavolo. Sono così forti contro. Attenzione, 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 perché questo colpisce, ragazzi. Questo colpisce e come? Il problema è che non ci abbiamo tanto spazio. Hai visto che l'abbiamo fatta cadere. Normalmente sarei furioso con voi patetici Skylanders per aver distrutto il mio Doomlander. Ma questa volta no, perché questa volta ho un asso nella manica. Sì, sì. Ridi capirai, ridi capirai. Attenzione, attenzione. Non ti avvicinare troppo, non ti avvicinare. Questa c'è un'arma bestiale. Vai di qua, vai. Oh cavolo, oh cavolo, oh cavolo, no. Oh cavolo. Meno male che siamo abbastanza potenti, perché quando ci beccano lei c'ha un'arma potentissima. Attenzione, attenzione. Non mi ha beccato, non mi ha beccato. Pezzo, pezzo. Sto cominciando ad arrabbiarmi davvero, ma... Ehi, sono il nuovo Chaos. Molto più rilassato e pronto a potenziare al massimo i muscoli di questo patetico Doomlander. Mazza, come stai incacchiato. Vai, vai, vai. Beccati un po' d'inchiostro. Beccati un po' d'inchiostro. Non ci ha beccato. Che ci sta la... Ah, ci sta pure la pallina là. Che culo che hai avuto, eh. Aspetta, aspetta, vai. Ah, ci ha beccato pure a noi. Che miseria. Sconfitto. Doomlander sconfitto. È andata malissimo. Lo ammetto. Ma questo incapace di un Doomlander era solo l'antipasto. Qualcosa per distrarvi mentre la portata principale continua a distruggere le vostre preziose Skylands. Voglio proprio vedere come ve la caverete con quella. Livello superiore. Livello superiore. Ok. Apriamo sto porcine, vai. Ce ne sono parecchie. Nuova tecnica segreta per cavalieri. Ah, ok. Nuovo slogan. Facciamo baldoria. Ah, giustamente. Nuovo slogan. Giustamente la mia ira. Iniziamo coetico. Nuovi parastinchi. Ok, 30. Questo è buono però, Nuovo copricapo. Bello questo copricapo. Nuova arma per cavalieri. Ragazzi, quest'arma è fantastica. È fantastica esteticamente. Ci siamo? Mi vedo solo. Skylander è fatta. Anche se non ho ritrovato il mio pranzo, controlliamo di nuovo la corazzata. Ed è pronta ad affrontare l'ultima mostruosità di Chaos. Salpiamo in direzione della bestia. Palio! Livello completato. Ok, vediamo un pochettino se abbiamo mancato qualcosina, eh. Oh, però abbiamo... Ah, nessuna vita persa, sì, infatti una volta sono morto. Ok, vabbè, questo non era l'importante. Però pensavo di aver mancato qualcosa, invece non abbiamo mancato praticamente nulla. Vabbè, non è questo l'importante. Secondo il radar per Guacamole della corazzata, su questa strana isola è presente il mostro di Guacamole. Chissà quali inenarrabili nefandezze trama. Ah! Perbacco, è un'isola di salsa. Ah, che schifo. Ah, che schifo. Che potenza può sprigionare la combinazione di salsa e guacamole. Dobbiamo fermare questo mostro e in fretta. La diarrea. Oh cavolo, quindi che faccio? Ci mettiamo subito sul ponte corazzato per andare avanti da quest'altra parte. Porca paletta ragazzi, la situazione si fa veramente molto ma molto ma molto ma molto rischiosa. Comunque come al solito vi invito sempre a mettere un bel pollice in su e un bel mi piace. Spero come sempre questo video sia piaciuto, non vi caio sempre di commentare se vi rimetti il piacere. Noi ci vediamo al prossimo video e bye bye.